Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di una Ferragni indispettita per i recenti stupri di gruppo. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Inaspettatamente, sempre la donna sembra essere la destinataria delle colpe, un puro esempio di incolpamento della vittima. Chiara Ferragni, tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram, solleva critiche riguardo alle dichiarazioni di Andrea Giambruno. Questo giornalista, nonché compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è espresso su Rete 4 all'interno di un'ampia discussione incentrata sugli ultimi casi di cronaca. L'influencer nel mondo digitale ha condiviso due post significativi. Uno di essi è stato scritto da Ilaria Maria Dondi, giornalista e direttrice di Roba da Donne, che recita: «Ritengo importante ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che il nostro problema non sono i lupi, né tantomeno giganti buoni, mostri, cani o altre creature. Il nostro problema sono gli uomini, proprio come loro». Inoltre, Ferragni ha condiviso un post dell'account Dire contro la violenza, il quale critica aspramente certe espressioni. È proprio attraverso la promozione di una mentalità che giustifica lo stupro che i lupi trovano terreno fertile, crescendo in modo insano e potente. Giambruno, intervistato dal Corriere della Sera, ha rispolverato la questione delle polemiche. «Non ho mai dichiarato la ragazza se l'è cercata o suggerito che evitando l'ubriacatura si possa evitare uno stupro. Queste citazioni, tra virgolette, sono apparse su un giornale e poi si sono diffuse ovunque, ma rappresentano nient'altro che diffamazione gratuita». Le recenti violenze avvenute a Palermo e Caivano hanno profondamente scosso l'opinione pubblica italiana. Inoltre, diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di esprimere la loro solidarietà alle vittime partecipando all'iniziativa social Cancelletto Io Non Sono Carne. Tra queste manifestazioni di sostegno si è aggiunta anche la testimonianza di Ornella Vanoni. Attraverso un breve video condiviso nelle storie di Instagram, l'artista sottolinea: «Il pericolo non è nascosto nel bicchiere, ma sta all'esterno». Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!